Ciao a tutti, sono Alessandro Cecchini, ho 31 anni e vivo a Fano. Faccio parte della cooperativa Generazioni, di cui sono un socio lavoratore insieme ad altri 5 ragazzi. La cooperativa nasce nel dicembre 2016 e ha lo scopo, l'obiettivo di valorizzare luoghi nel territorio fanese e della diocesi e nel frattempo dare lavoro ai giovani. Da aprile 2017 abbiamo iniziato a gestire la villa alta prelato e l'anno successivo abbiamo iniziato a gestire la villa bassa prelato. Sono due strutture vicine fra loro, situate nelle colline di Fano. Sono due case per ferie che quindi ospitano principalmente gruppi, associazioni, ma anche famiglie e aziende. Il nostro lavoro consiste nell'ospitare queste persone e gestire la struttura e tutto quanto concerne l'ospitalità dall'inizio, dalla fase della prenotazione fino alla fine, fino all'arrivo e alla fornitura dei servizi che i gruppi ci chiedono. La cooperativa nel corso di questi 3 anni è riuscita a dare lavoro a diverse persone, in particolare in modo continuativo a 3 giovani, di cui uno sono io. E questo nasce anche grazie al progetto Policoro, infatti ben due dei nostri soci e una nostra lavoratrice anche è stata animatrice del progetto Policoro negli anni passati. Una cosa che consiglio a chi vuole intraprendere un'attività anche come la cooperativa è quella di avere molta pazienza, ma anche molto coraggio, e di non sedersi su quello che si è già riusciti a fare, su quelle che sono le proprie idee iniziali, perché spesso c'è la necessità di dover cambiare, adattarsi, adeguarsi ai tempi, a quello che sono le occasioni. Per esempio, noi in questo periodo in cui abbiamo sofferto abbastanza la situazione della pandemia legata al coronavirus, in quanto facciamo ospitalità anche per grandi gruppi, siamo riusciti lo scorso anno ad avere comunque abbastanza lavoro, riuscendo ad adattarci alle occasioni che ci capitavano e alle richieste che ci venivano fatte da diverse associazioni o altri tipi di aziende che volevano venire nella struttura. Ne approfitto per ringraziare la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagliapergola che ci ha permesso di iniziare questa attività e per ringraziare chi ci ha dato la possibilità di farci conoscere attraverso questo video.